よし、リスクを冒してでも攻めよう。オバング、渾身のジャンプを見せる。Ciao a tutti ragazzi, benvenuti, bentornati sul mio canale per questo nuovo video dedicato al consueto aggiornamento del venerdì di Captain Tsubasa Dream Team. Aggiornamento di per sé abbastanza piatto, d'altra parte c'era da aspettarselo, visto che in Giappone hanno più o meno le stesse restrizioni che abbiamo noi in Italia per le questioni lavorative per via del coronavirus. Procediamo per gradi, partiamo dalle notifiche, quelle un pochettino più semplici. Questa è la lista di tutti i problemi attualmente riscontrati nell'app, delle quali la club sono a conoscenza. Allora, risolvere il problema che rende ero già andato alla traduzione, scusate. Allora, le cutscene negli effetti risultano danneggiati su alcuni dispositivi, presumo cellulare, perché effettivamente da emulatore non l'ho mai visto questo problema, il problema nelle cutscene. Le cutscene sono le animazioni dei giocatori durante la partita. Risolvere questo problema pare che sia più difficile di quello che avevano inizialmente pensato. Loro volevano risolverlo nella prima parte di marzo, invece richiederà più tempo e quindi si parla di metà aprile. Stessa cosa per quello che riguarda lo screen del gioco, che quando metti il gioco in verticale va a ramengo. Anche qua pensavano di risolverlo prima, invece andremo a metà aprile. Problemi invece che sono stati risolti. Durante un matchup appariva la scritta loading all'infinito e il gioco smetteva di funzionare. Questa qua dovrebbe essere stata risolta. Quando si cambia schermata, il background e lo sfondo diventa verde e il messaggio connessione network instabile, connessione instabile, appare e il gioco smette di giocare, la famosa schermata verde. Ecco, entrambi questi problemi dovrebbero essere stati fissati. La club ci comunica che continueranno comunque a investigare in merito a questi problemi, perché potrebbero verificarsi a seconda di condizioni diverse, quindi non è detto che abbiano trovato tutte le condizioni. Sicuramente alcune condizioni che facevano verificare questi problemi sono state aggiustate, altre condizioni, punto di domanda. Giocatori e arbitro apparivano in rosa durante il match, stanno investigando su questo problema e ci faranno sapere quanto prima. Lo schermo appare diviso in bianco e nero quando lanciamo il gioco su alcuni dispositivi, anche in questo caso stanno investigando e ci faranno sapere. Altro piccolo bug nella modalità League, non so quale sia, nel senso non so se è una delle modalità online in PvP o PvE. Vai, fatto sta che in questa modalità League l'avversario che noi affrontavamo era diverso, in alcuni casi era diverso da quello che avevamo scelto. Come scusa la club ci manderà una Dream Ball. Bonus di primavera. La primavera inizia ufficialmente il 21 marzo, la club inizia a darci questo bonus con qualche giorno d'anticipo, con 7-8 giorni d'anticipo, quindi a partire da oggi pomeriggio alle 4, oggi è il 13 marzo, noi riceveremo ogni giorno 3 palle di recupero energia. Ragazzi, che spreco, un bonus di quelli proprio, se ne sentiva la necessità di questo bonus, proprio veramente non potevo fare a meno di queste 3 palle di recupero energia al giorno. Vabbè, dal 13 al 31, quindi fino a fine mese, avremo palle di recupero energia per i prossimi 100 eventi probabilmente. Comunicazioni ed eventi inseriti quest'oggi, vabbè, consueto sconto Dream Ball, sì, è un classico, quando c'è la Dream Collection e il Dream Fest c'è la settimana dello sconto delle Dream Ball. Estrazione da 10 gratuita giornaliera, quella dei giocatori stranieri, che inizierà dal 16, quindi da lunedì, credo a questo punto, alle 4 del pomeriggio, e durerà fino al 26, fino alle 4 del pomeriggio. Io oggi sono stato fortunatissimo con quelle giapponesi, cosa ne ho fatte? 7 per una settimana che è fuori, un giocatore SSR su 70. E
estratti fino a questo momento. Aoi con Aoi mediano, quello con la rovesciata incessante, per carità, buona, per passare la rovesciata incessante a qualche altro Aoi. Peccato che al momento l'unico che veramente gli serve già gliel'ho data, e quindi non me ne faccio assolutamente niente. Però pace, non facevo tanto affidamento all'estrazione dei giocatori giapponesi, punto di più, devo dire la verità, a quella di quelli europei. Introdotta poi quest'oggi la Dream Collection con Aoi e Bobang in versione albese, quindi squadra di club. La Dream Collection della vergogna, devo dire la verità, la Dream Collection della vergogna, non tanto per i giocatori, quelli adesso poi li esaminiamo con calma, ma perché della vergogna? Allora, io ho fatto mesi a dire, ragazzi, a tutti quelli che si stavano lamentando dei rate up, ragazzi, guardate che vi state lamentando nella maniera sbagliata. Perché nella maniera sbagliata? Perché le lamentere che sono arrivate alla club, e che lo so perché me le scrivono anche a me sotto nei commenti, in privato, non, sul rate up dei giocatori, non riguardava il fatto che il rate up del singolo giocatore fosse di uno 0,42/0,45 quando andava bene, no. Riguardava il fatto che i giocatori in rate up erano 5. Allora tutti erano convinti che se anziché essere 5 i giocatori in rate up fossero diventati di meno, ci sarebbe stata più probabilità di trovare i giocatori che interessavano a voi. Col cavolo! Col cavolo, noi abbiamo avuto un Dream Collection di novembre, 5 giocatori, dicembre, 4 giocatori, gennaio e febbraio, 3 giocatori, e adesso ci toccano 2 giocatori. Il problema è che la percentuale di questi 2 giocatori che ci sono adesso è dello 0,42%, che singolarmente è la stessa percentuale che avevano i giocatori della Dream Collection di novembre, che però erano 5. Morale della favola, già è difficile trovare un SSR, perché comunque un banner al 5% senza SSR è garantito. Di quel 5%, solo lo 0,84% è destinato a questi giocatori, o uno o l'altro. Solo lo 0,84%. Il rimanente 4,16% sono giocatori SSR inutili. Poi la gente si lamenta perché dice, ma non trovo mai quelli in rate up. E grazie al piffero, c'hai 5 volte tanto le possibilità di trovare un giocatore SSR normale piuttosto che quelli in rate up della Dream Collection. E qua duole dirlo. È chiaro che la club è stupida perché non ci arriva da sola, ma vabbè, ragazzi, abbiamo scoperto l'acqua calda. Però anche voi, caspita ragazzi, ma andare a protestare con un minimo di raziocinio, era palese che la situazione sarebbe diventata questa. Vabbè, passiamo oltre perché altrimenti mi parte l'ennesimo monologo da 20 minuti che ad oggi nessuno ha voglia di ascoltare e io non ho voglia di fare. Veniamo ad esaminare i giocatori che sono usciti in rate up nella Dream Collection di oggi. Shingo Aoi, giovane dinamo dell'albese, centrocampista difensivo di tipo tecnico. Sarà il 30° Aoi di tipo tecnico che esce nell'ultimo anno. 1264 punti di stamina, tantissimo, ma è Shingo, quindi siamo abituati ormai a questi valori. 19.008 d'attacco, 16.002 praticamente di difesa, 17.004 di forza fisica. Statistico, per quello che riguarda l'attacco, nulla di eccezionale, un tiro discreto, un passaggio discreto, ma c'è un perché, quindi è giusto che rimangano così discreti. Un dribbling praticamente nullo, ma considerando che è solo centrocampista difensivo potrebbero interessarci vagamente di più le statistiche difensive. Un buon intercetto a 7.500, anche se a livello di forza fisica non eccelle praticamente in nulla. Il contrasto è normale, nella media assolutamente, il blocco è praticamente nullo. Abilità di squadra, super solidarietà dei giocatori dei club europei di tipo tecnico, quindi tutti i parametri dei giocatori a squadra più 17%, se in squadra ci sono almeno 8 giocatori di tipo tecnico dei club europei. Abilità passiva, maestro dell'area di rigore, dentro l'area di rigore parametri più 30%, quindi tutte le statistiche offensive che abbiamo visto prima in area di rigore vengono boostate di un terzo praticamente, diventa ottimo in tutto, o almeno in 2 cose su 3, nel dribbling quel 5.000, se anche diventa 6.500, sì, è un po' meglio, però l'importante è che sia buono nel tiro quando è dentro nell'area di rigore. Perché l'importante è che sia buono nel tiro? Perché in area di rigore comunque ci arriva con l'1-2. Ora, lui ha questo 1-2 di base che richiede necessariamente la presenza di Bobang in campo, però sappiamo che Shingo di 1-2 c'ha anche la triangolazione con Tsubasa, quindi non sono difficili eventualmente da reperire gli 1-2 di Shingo. Certo, se fosse stato il tiro
la sua tecnica principale sarebbe stato meglio, perché in questo caso potevamo sostituire l'1-2 senza perdere uno slot. Ma considerando che lui è solo centrocampista difensivo e che comunque nel dribbling non sarà mai buono, neanche in area di rigore quando gli aumentano tutte le statistiche, io a questo punto, ragazzi, vi direi, il dribbling già ce l'ha tra le altre cose, è una finta a 80, io vi direi di montargli sopra un'intercettazione, di montargli sopra eventualmente un'altra tecnica di 1-2 e di tenerlo così. A questo punto sorvoliamo sul passaggio. Abilità latenti, quelle che poi nel suo caso fanno la differenza, resistenza a pioggia e pozzanghere, potenziamento del range dell'1-2, dei passaggi riusciti più 100%. Praticamente lui con quell'1-2 prende palla dalla vostra metà campo, neanche dal cerchio del metà campo, dalla vostra metà campo, e arriva direttamente in area di rigore. Fortunatamente ha 1200 punti di stamina, perché se voi utilizzate le sue tecniche senza il full power attivo, 410 da una parte e 420 dall'altra, spendete 830 punti solo per farlo arrivare in area di rigore e tirare. Io vi consiglierei di usarlo a full power attivo, però fatto sta che la sua passiva si attiverà molto spesso, considerando che gli basta appunto fare un 1-2 in qualunque parte del campo per arrivare in area di rigore. Recupero, riduce il tempo dello stordimento del 50% dopo che lui viene saltato, e soprattutto potenziamento intercettazione automatica. Quando viene effettuata un'intercettazione automatica nel centrocampo, e considerando che lui è centrocampista difensivo, a centrocampo ci starà parecchio tempo durante l'arco della partita, c'è il 50% di probabilità che si attivi una tecnica speciale senza consumare stamina. Se avete l'intercettazione ex di Shingo, è il caso veramente di passargliela. Attenzione però, perché per centrocampo la club intende una zona molto delimitata del campo, che va più o meno dalla nostra tre quarti fino alla tre quarti avversaria, escluse le due fasce laterali, quindi è una zona abbastanza ristretta, non è così ampia come si tende a pensare. Giudizio complessivo di questo Shingo: se non avete né l'intercettazione né un altro tipo di 1-2 da passargli, è un giocatore abbastanza inutile, perché non, a meno che non trovate anche Aoi, cioè avete la botta di fortuna di trovare sia lui che Aoi, tanto di cappello. Paradossalmente è uno Shingo più conveniente forse in una formazione monoclub, che no, non è un paradosso a pensarci bene, è una cosa abbastanza ovvia, l'hanno fatto dell'Albese. Comunque è sicuramente più utile in una formazione monoclub che in una formazione monogiapponese. Il peccato è che c'è già un altro Shingo Dream Collection di club, che è uscito neanche tanto tempo fa, è uscito a ottobre, quello con la maglia dell'Inter, che forse è meglio anche di lui. È vero che quello non segna neanche a piangere, ma a livello difensivo difende molto meglio rispetto a questo Shingo. Ha comunque l'intercettazione automatica, quindi che è la cosa più importante per lui, ha un buon contrasto, una buona intercettazione, se la cava comunque anche bene con dribbling e passaggio, e soprattutto ha delle abilità latente che boostano tutti i compagni di squadra di club, cosa che purtroppo questo Shingo non ha. Io devo dire la verità, in assenza di Bobang, tra lui e l'altra versione di se stesso preferisco l'altra versione, e probabilmente anche con Bobang me la sentirei più di, come si dice, di rinunciare eventualmente ad un gol, che poi non è proprio un gol sicuro ma è un gol probabile, togliendo questo Shingo, ma di difendere un pochettino meglio con quell'altro. Però questa è una mia opinione personale, poi ognuno la sua squadra se la gestisce come vuole. Intanto bisognerebbe partire dal presupposto che dovremmo avere tutte e due le versioni, che non è proprio la cosa più facile del mondo. Zvonimir Boban, no scusate, ho confuso, Bobang, centrocampista difensivo, centrocampista offensivo, attaccante, magazziniere, raccattapalle, steward dello stadio e anche bibitaro di tipo resistenza. 1178 punti di stamina, 19.920 di attacco, 16.004 di difesa, 18.005 di forza fisica. Che dire di questo giocatore, a parte il fatto che fa tutto? Effettivamente fa, gli manca solo difensore e portiere, e poi aveva veramente fatto l'unplay. Allora, in attacco, equilibratissimo, potrebbe fare, come dico sempre, la pubblicità delle auto ibride, 6.500, 6.800, 6.500, anche lui pare che non sia eccezionale in niente, però poi ci arriviamo. In difesa, contrasto e intercettazione comunque superano tutte e due i 6.000 punti, quindi a questo punto di vista è meglio rispetto a Shingo. Ha un 7.000 di potenza che rende già il suo tiro un pochettino più interessante. Abilità di squadra, super solidarietà dei giocatori dei club europei di tipo resistenza, quindi la stessa di quella di Shingo, ma per i giocatori europei, per i giocatori dei club europei rossi. Intercettazione automatica anche nel suo caso, sempre quando è a centrocampo, ma nel suo caso con un 100% di possibilità
di attivazione. Tecnica speciale, colpo di testa di Bobang. Non ho visto se lui ha un bonus palla alta. Sì, palla alta molto buono, quindi questo colpo di testa diventa veramente notevole. Coppia d'oro del Ralbese, 1-2 con Shingo. Intercettazione di tipo S, ottimo. E contrasto di tipo A. Resistenza pioggia e pozzanghere, maestro a centrocampo. All'interno del centrocampo, che è la stessa zona che vi ho detto di prima per Shingo, difesa più 30%. Per difesa si intendono queste tre caratteristiche: contrasto, blocco, intercettazione. Sono andato indietro anziché avanti. Maestro dell'area di rigore come Shingo, dentro l'area di rigore parametri più 30%. Ora, io personalmente, vista anche la sua abilità passiva dell'autointercettazione, l'unica cosa di cui sono sicuro è che non lo metterei come attaccante, anche perché comunque non ha un tiro rasoterra, quindi tanto vale farcelo entrare in area di rigore con un 1-2 e autoalzarsi la palla sperando che venga un tiro a palla alta. Il suo 1-2 non ha range aumentato come quello di Shingo, quindi partendo dalla propria metà campo in area di rigore non ci arriva. Partendo dal dischetto di metà campo o poco più avanti probabilmente sì, se contiamo anche i 3 secondi di invulnerabilità. Io personalmente, dovessi trovare questo tipo di giocatore, penso, da una prima occhiata, che lo schiererei come trequartista. Come trequartista, perché un trequartista con l'autointercetto, è vero che il trequartista già in quella zona del campo ci sta meno spesso rispetto agli altri, però un trequartista con autointercetto, soprattutto con intercettazioni di tipo S, sapete che adesso ci sono i vari su base Dreamfest 2.0 che tendono a ricevere palle e andare in porta da soli con l'1-2, ecco, lui in questo caso, andando a contrastare quel tipo di Tsubasa con quell'intercettazione di tipo S, può rompergli veramente le scatole. Quindi secondo me è un trequartista che rompe tanto il gioco avversario. Come centrocampista difensivo sarebbe ugualmente ottimo, però è quasi un peccato, perché non sfrutteresti mai il colpo di testa e probabilmente non sfrutteresti quasi mai neanche l'1-2. E pensandoci bene, le due cose sono correlate, visto come dovrebbe essere utilizzato. Però anche in questo caso io credo che, essendo un giocatore di club, poi ognuno sceglie di schierarlo più per le necessità della propria squadra che per il valore del giocatore in sé, che comunque credo che due ruoli su tre li faccia molto bene, e in un altro, volendo, si può comunque attaccare. Di Bobang, c'è da dire anche che hanno inserito anche una sua versione di tipo R, che dovrebbe essere trovabile dai pool, credo quelli normali, che gli serve per insegnargli un tuffo di testa C40, un tiro a palla bassa, giusto perché se voi vi alzate la palla e non vi esce palla alta, l'avversario sa che la dovreste stoppare, potete provare a fare questo tiro C40. Lui non ha i bonus a palla bassa, quindi non, fondamentalmente servirà a poco o a niente. Vi va bene giusto se il portiere è già cotto di suo. Di Bobang, inoltre, nell'evento in corso, quello con le medaglie dei 1000 giorni, sono state inserite anche le palle nere, sia palle nere SSR che palle nere SR. Veniamo ora al capitolo estrazioni. No, io in questa Dream Collection, dico la verità, con solo due giocatori in rate up non pullo. Bobang è carino, ma io sono lontano anni luce da avere una squadra di club degna di questo nome. Ho saltato i giocatori della Juve, quelli del Barcellona non me ne è uscito nessuno di tipo agilità, non ho i giocatori del Real Madrid, non ho Leivin di club, non ho Schneider di club. In questo momento per me sarebbe veramente inutile, non anche Matteo, per dire, sarebbe veramente inutile pullare in questa Dream Collection, anche perché Shingo di club ho già quello dell'Inter, che, come vi ho detto prima, alla fine tra uno e l'altro forse continuo a preferire quello vecchio. Sinceramente sconsiglio di pullare in questa Dream Collection per tutti i motivi che ho elencato fino adesso, a meno che voi non abbiate già una squadra di club altamente lanciata bene, e allora in quel caso sì, ci sta assolutamente. Per quello che riguarda me medesimo, mi faccio a questo punto un giro su Roberto e Genzo. Volete uno spoiler? Non ho ancora pullato naturalmente, ma se volete uno spoiler, ragazzi, secondo me, se mi dovesse uscire uno dei due, mi esce Genzo, perché di solito in questi casi, quando ti esce quello che proprio non ti serve, come per i samurai del 97, dissi la stessa cosa: a me l'unico che non mi servirebbe è Genzo, e puntualmente mi è uscito Genzo. Qui io non so chi dei due mi uscirà, magari non mi uscirà nessuno dei due, magari faccio 4 multi a vuoto come è successo al 90% di quelli che conosco, però reputo che, piuttosto che pullare in quella Dream Collection, preferisco giocarmela qua, che ho un rate minore, ma almeno ogni 3 estrazioni ne è una gratuita.
Le altre Dreamball me le tengo da parte perché, come vi ho detto nell'ultimo video, c'è la possibilità, non si sa se adesso, tra un mese, due mesi, un anno, però c'è la possibilità che arrivino altri giocatori leggenda e quindi vorrei tenermi da parte qualcosina anche per loro. Detto questo, pullo qua perché a me questo Roberto comunque piace un botto, la mia formazione rossa sudamericana, se avessi trovato anche Radunga nell'ultimo Dreamfest sarebbe stata veramente fantastica, mi mancherebbero giusto Radunga, Riva Holdering Collection e questo Roberto. In questo caso per me sarebbe tra virgolette stupido non provarci, quindi proviamoci, vediamo come va a finire, dita incrociate. Spero di essere più fortunato rispetto che con le estrazioni gratuite giapponese, perché le estrazioni gratuite giapponese veramente questa settimana, già la prima vediamo che è una fantasmagorica. Dammi Bobang, che almeno già ce l'ho da parte, non mi ha dato neanche Bobang. Vabbè, continuiamo in direttissima. Ah beh, adesso è tutta un'altra storia. Credo niente neanche qua. Bellissimo, fantastica. Come mi serviva Matteo, palla nera per Roberto, dai che porta bene la palla nera per Roberto. Quattro. Due Yamada, palla nera, vabbè sì, che anche io scemo, porta bene la palla nera per Roberto, te la può dare o per uno o per l'altro, no ragazzi non fateci caso veramente, estrazione omaggio, per adesso fantastico, per adesso è stato un banner, proprio di quelli, un bijou, c'è chance, sono quattro gabbiani però la cosa è, oh, fiamme arancioni. Giocatori giapponesi, non mi dire che esce veramente... Beh, due, dai. Roberto, chiama te stesso, dai. Però c'erano i giocatori giapponesi. Sì, Roberto chiama se stesso. C'erano i giocatori giapponesi. Se adesso becco anche Benji, vado a nascondermi. Ma dai, tanto di Benji non me ne faccio veramente niente. Però vado a nascondermi uguale. Pace belli. Alla prossima.